Dio era lì come una grande, Dagon era lì come una statua grande. You could avoid it. Potevi evitarlo. You say, I don't want to go there. Dicendo, io non voglio entrare lì. I don't want to worship that statue. Io non voglio andare ad adorare quella statua lì. But, ma, even when it was obvious. E anche quando era così evidente. Obvious, big statue. Quando era così evidente questa statua così grande. It still gave Israel a very difficult time. È sempre stato un tempo difficile per Israele. To the extent. Arrivare al punto che. That Israel even fell and worshipped. Che Israele addirittura ha fallito e ha adorato. When it was obvious. Quando era così evidente. Until he sent them to Babylon again. Fino a quando lui l'ha mandato di nuovo in Babilonia. From Egypt to Babylon. Dall'Egitto per arrivare in Babilonia. And yet you could see. E ugualmente si poteva vedere. That Dagon is there, I don't want to worship. Che lì vi era Dagon, io non dovevo adorare Dagon. How much more challenging. Quanto ancora è più difficile. Is it today. E nel giorno di oggi. When now. Quando ora. The apostasy, l'apostasia, is hidden even in the word. Che addirittura è nascosto dentro la parola. Not obvious. È così evidente. It is not obvious. È così ovvio. Non no, è, no, it's obvious. Non è ovvio. Just follow the message. Follow the message, then it's easier. It is not obvious. Non è ovvio. It is hidden. È nascosto. You buy a Bible. Si compra una Bibbia. You find somebody has written his Bible. Si vede che qualcuno ugualmente ha riscritto la sua Bibbia. And he has put in his theories. E ha messo dentro le sue teorie. His philosophies. La sua filosofia. His ideologies. Le sue ideologie. And he says the financial Bible. E dice la Bibbia finanziaria. There is a problem. Vi è un problema. And so that's where I want to begin from. È lì che voglio cominciare. Why the cloud of God? Perché la nuvola di Dio? The glory comes. La gloria scende. And begins to chase away the darkness in that vision. Che inizia a scacciare via le tenebre in quella visione. Hallelujah. Hallelujah. Turn with me to the Bible. Andiamo nella Bibbia. The book of 1 Thessalonians chapter 4. Il primo libro di Tessalonicesi capitolo 4. Verses 16 to 17. Versetto 16 e 17. How many are happy? Quanti persone sono felice? I am happy. Io sono felice. Some of you are not happy. Alcuni di voi non siete felici. Lift up your hands if you are really learning something. Se veramente. Here. You are not. Non sei felice? Oh, I would sit with you one on one and sort it out. Io mi siederò con te uno per uno e poi parleremo. Yeah, because I am told to reach everybody. Perché io sono stato detto di raggiungere a tutte le persone. But I, especially those who are not happy. Ma specialmente coloro che non sono felice con me. Because there is no way you can be happy with me if you subscribe to this modern theology. Perché here. Non c'è nessun modo che tu sarai felice con me se tu ti sottometti a questa teologia modernizzata. For the Lord to send you somebody to return you to the ancient gospel when you are modern like this. Per far sì che il Signore ti manda qualcuno per ritornarti, fate ritornare a questo evangelo antico quando tu sei così modernizzato. Hallelujah. The book of 1 Thessalonians chapter 4. Primo Tessalonicesi capitolo 4. Verses 16 to 17. Versetto 16 e 17. For the Lord himself will come down from heaven. Perché il Signore stesso verrà giù dai cieli. With a loud command. Con un ordine. With the voice of the archangel. Con voce d'arcangelo. And with the trumpet call of God. E con la tromba di Dio. And the dead will rise first. E prima risusciteranno i morti in Cristo. After that, we who are still alive. Poi noi viventi. And are left will be caught up together with them in the clouds. Che saremo rimasti, verremo rapiti insieme con loro. To meet the Lord in the air. Sulla nuvola ad incontrare il Signore nell'aria. And so we will be with the Lord forever. E così saremo sempre con il Signore. Therefore, quindi, encourage each other with this. Incoraggia uno altro con questo.
If you look at that conversation, se vediamo quella conversazione, he is essentially laying out, lui sta mettendo enfasi su questo, the mechanism of the rapture of the church, il meccanismo del rapimento della chiesa, the sequence of events, how it will happen, le sequenze di eventi come succederanno. And you see, he says, e si vede, lui dice, there will be the rapture of the dead, the resurrection of the dead church, the sleeping church. Ci sarà la risurrezione di quella chiesa morta, coloro che sono addormentati. I have seen it already. Io l'ho già visto. And I'm going to share with you that also later. E io sto per condividere con voi anche questo. I have seen many things that are coming to happen. Io ho visto tante cose che stanno per succedere. I have also seen the rapture of the dead. This one he's talking about. Io ho visto anche il rapimento dei morti, quello che la Bibbia parla ora. But you see that when the dead are resurrected, e si vede che quando i morti verranno risuscitati, those who are dead in Christ Jesus, coloro che sono morti in Cristo Gesù, and then you see that they are given glorious bodies, e si vede che vengono dati corpi gloriosi, and then they rise first, e loro saranno i primi a risuscitare. In fact, this is the place I should describe that vision, right? Qui veramente è il luogo dove devo descrivere questa visione. It was about 5:38 a.m. in the morning, era verso alle 5:38 della mattina, when the Lord again, quando il Signore di nuovo, came to speak with me about the coming of the Messiah, è venuto a parlare con me riguardando la venuta del Messia. And in that conversation, e in quella conversazione, the Lord lifted me up, il Signore mi ha sollevato, mi ha innalzato, above the earth, mi ha sollevato sopra la terra, and I could see the earth, e io potevo vedere la terra. And then all of a sudden, e poi all'improvviso, I saw what looked like an earthquake hit the earth. Ho visto un qualcosa come un terremoto che ha colpito la terra. Because there was so much shaking of the surface of the earth. Perché si vedeva che la superficie della terra si muoveva. With rocks jumping and dust. Con delle rocce che si saltavano così con tante polvere. So I thought it was a massive earthquake hit the earth. Quindi pensavo che era un terremoto così forte che ha colpito la terra. Only later I realized this is not an earthquake. Era solo dopo che ho riconosciuto che non era un terremoto. Because I saw the glory that had come from above and hit the earth. Ho visto la gloria che è venuta dai cieli che ha colpito la terra. Then I saw people in their glorious bodies. E poi ho visto le persone nel loro corpo glorioso. I saw them coming out of the tombs. That is what I thought was an earthquake. Ho visto che loro stavano uscendo fuori dalla tomba. E questo è ciò che io pensavo che era un terremoto. But when they came out from their tombs, e quando loro si sono usciti dalla loro tomba, the glory was mixed with dust. La gloria era mischiato con delle polvere. But the more they went up into the sky, ma più loro salivano nei cieli, the more they went into the pure glory of the Lord, più loro entravano nella pura gloria del Signore. So today I can release to you here, quindi oggi io posso rilasciare a voi oggi qui, that on the day of the rapture of the church, che del giorno del rapimento della chiesa, it will be the glory of the Lord, sarà la gloria del Signore, that actually pulls them from their tombs, che naturalmente attira, prende loro dalla tomba. And they went up and I saw them combined with the glory of the Lord. E ho visto che loro si sono uniti alla gloria del Signore. And then the cloud closed them in. E poi la nuvola si è chiusa di nuovo. Now, ora, the reason I bring that in, il motivo nel quale ho portato questo qui, is because the voice spoke, perché la voce ha parlato, in this vision, in questa visione, and said, e ha detto, and the majority of them have remained in the dust of the earth. E dice, maggioranza di loro, maggiorità delle persone sono rimaste nel poveri della terra. And I think that is where the message should be. E io penso che è lì che deve essere il messaggio. The majority have remained. La maggioranza sono rimaste. So who are these? Quindi chi sono questi? And so I'm going to go slowly on this. Quindi voglio andare lentamente su questo. But you can see very clearly. Ma si può vedere chiaramente. Including, the, by the way, nella strada. Intanto, by the way, intanto they are all pulled. Sono stati tutti attirati, catturati. To a particular corner of the earth. Per arrivare a un certo punto della terra. Hello. Amen. They don't go directly. Non vanno tutti direttamente. They are all pulled from all over the earth to a particular corner of the earth, which I know. I know that corner. Sono stati presi tutti e messo da un angolo, un punto particolare della terra che io conosco. That is the part above which they enter like this. Era proprio lì che sono entrati direttamente così. Where the portal
to heaven. The opening to heaven is. Dove vi è la portone aperto ai cieli. So when the Lord speaks with his servant, he gives a lot of detail, a lot of detail. Quindi really. Quando il Signore parla con il suo servitore dà tutti i dettagli. But the question is. Ma la domanda è. Why did he say the majority have remained in the dust of the earth? Perché ha detto che maggioranza di loro sono rimasti nel polvere della terra. Meaning the remnant went. Vuol dire che i residui sono andati. The minority went. That is where we should be worried. Minorità di poche persone sono andati. È lì che dobbiamo essere preoccupati. The question then becomes. La domanda ora diventa. Who are these that are raptured? Chi sono coloro che sono stati rapiti? Listen, precious people. Ascoltate persone preziose. That's why you are a blessed generation. È per questo che voi siete una generazione benedetta. Why? Perché? Because there are some Christians who lived on this earth. Perché ci sono alcuni credenti che hanno vissuto su questa terra. And their pastors preached the gospel of prosperity and modernism. E i loro pastori hanno predicato l'evangelo della modernizzazione e della prosperità. The gospel that accepts homosexuality. Quell'evangelo che accetta omosessualità. And they lived their Christian lives casually. E hanno vissuto la loro vita cristiana casualmente. And even died. E addirittura sono morti. If you died as a Christian. Se tu dovessi morire come un cristiano. And at the point of death you were not holy. E al punto della morte non eri santo. You will not enter. E allora non riuscirai a entrare. The Lord is very serious about the standard of heaven. Il Signore è molto serio riguardando il modello per poter entrare nei cieli. When the Bible says, quando la Bibbia dice, for without holiness, che senza la santità, nobody, nessuno, will see the Lord. Nessuno vedrà il Signore. That scripture must be fulfilled. Quella scrittura deve venire a compimento. Whether you live in America, okay, viviamo in lo Stati Uniti d'America, in Italy, in Kenya, in Italia, in Kenya, it does not matter. Non importa. That standard of God will not come down. Quel modello di Dio non scenderà mai. So there are people who became Christians. Quindi ci sono persone che sono diventati credenti. And they lived like that and carelessly and died. E hanno vissuto così casualmente e si sono morti. Sono morti. Nobody came to them. Nessuno andava da loro. The way the Lord has sent me to you. Il modo che il Signore mi ha mandato a voi. And began to announce the coming of the Messiah. E ha cominciato a annunciare la venuta del Messia. Nobody. Nessuno. But for you. Ma per voi. The fact that I have come here to announce, look, I have seen the wedding rings. Il fatto che io sono venuto per annunciare, ecco, io ho visto le fede nuziale. Can be a wake up call for you. Può essere una chiamata di sveglio per voi. And you can decide, say, wow. E possiamo decidere dicendo wow. I am changing my life today. Io sto cambiando la mia vita da oggi in poi. I am going to change my life today. Io voglio cambiare la mia vita oggi. Did you understand? Avete compreso? So those who are taken from the oracolo sull'Egitto. Sì, ecco. The Lord rides on a swift cloud. Il Signore cavalca una nuvola leggera. And is coming to Egypt. E entra in Egitto. The idols of Egypt tremble. Gli idoli di Egitto tremano davanti a lui. Before him. Davanti a lui. And the herds of the Egyptians melt in them. E all'Egitto si scioglie il cuore nel petto. Alleluia. Alleluia. And Salmo 68 verse 4. E poi Salmo 68 versetto 4. Psalm 68 verse 4. Salmi 68 versetto 4. He says. Dice. Sing to God. Cantate a Dio. Sing praise to his name. Salmeggiate al suo nome. Extol him who rides on the clouds. Preparate la via a colui che cavalca attraverso i deserti.
His name is Jehovah. Il suo nome è il Signore. His name is the Lord. Il suo nome è il Signore. Rejoice before him. Gioite dinanzi a lui. Everybody focus on me now. Ora tutti focalizzate su di me ora. Isaiah, Isaiah, he saw the Lord coming to Egypt. Vide il Signore andare in Egitto. Isaiah, Isaiah, saw the glory of God coming to Egypt. Vide la gloria di Dio entrare in Egitto. And in that coming, e in quella modo, Isaiah could also see the mission of God. Isaia riusciva a vedere anche il mandato, la missione di Dio. Why the Lord was coming to Egypt? Il perché il Signore stava entrando in Egitto. And he said, e dice, he saw the itinerary of Jehovah. Ha visto il programma di Geova. Coming to Egypt, andando in Egitto, to fight the idols of Egypt, fight per combattere contro gli idoli in Egitto, combattere contro gli idoli in Egitto. The cloud of God, la nuvola di Dio, coming to Egypt, andando in Egitto, and inside that coming, that itinerary, e dentro quel itinerario, quel programma, see the mission. Vedeva la missione, il mandato. About 1 week ago, circa una settimana fa, I saw myself coming to you. Vide me stesso venire da voi. And I saw that Jehovah, e vide che Jehovah was coming to heal the pollution here. Veniva per guarire l'inquinamento qui. That visitation of the Lord, quella visitazione del Signore, the Lord himself, il Signore lui stesso, is now visiting nations. Sta visitando le nazioni. Kenya is not special. Kenya non è una nazione speciale. Every nation that has a heart, ogni nazione che ha un cuore, a humble heart, un cuore umile, repentant heart, un cuore ravveduto, a broken heart, un cuore spezzato, a ready heart, un cuore pronto, a willing heart, un cuore disposto, he's ready to visit because he's visiting nations. Egli visiterà perché Dio sta visitando le nazioni. And if the Lord is coming to Italy, quindi se il Signore sta venendo in Italia, to visit Italy, per visitare Italia, then you can understand the mission of God. Allora si può comprendere la missione, il mandato di Dio. Isaiah said, Isaia disse, I can see the Lord coming to you. Io vedo il Signore venire da voi. Egypt, in Egitto. And when he comes to you, e quando egli verrà da voi, I see him destroy the idols in the land. Vedo il Signore distruggere idoli che sono nel paese. In Italy, in Italia, listen to my prophetic tongue. Ascoltate la mia lingua profetica. Listen very carefully to me now. Ascoltate attentamente questo. I know that there is an idol in this country. Io so che c'è un idolo in questo paese. There is a big idol in this country. C'è un idolo davvero grande in questo paese. There is going to be a problem here. Ci sarà un problema qui allora. I know. Io so that Italy is a center of idolatry. Io so che l'Italia si trova al centro dell'idolatria. Oh yes. Sì. Finally he has sent me here. Infine lui mi ha mandato qui. Because even Italians, perché addirittura italiani, must enter the kingdom. Anche gli italiani devono entrare il regno di Dio. But listen to me now. But listen to me now. Ma ascoltate ora. By the Lord showing me, che il Signore mi ha mostrato 1 week ago, circa una settimana fa, that he is coming,
che lui sta venendo to visit you people here Taranto. There is something special about this city. Per visitare voi qui a Taranto c'è qualcosa di speciale riguardo a questa città di Taranto. Because I have understood many things since I came yesterday. Perché io ho compreso tante cose da quando sono arrivato qui ieri. Including the tumors he was showing me in the dream yesterday, which disappear. I tumori che il Signore mi ha mostrato che sono scomparsi. And then, e poi, about 2 days ago from Kenya, he was showing me a lot of prostate cancer being removed. Actually, so I have a lot of detail. I have so much detail. There is so much detail I don't share. Circa 2 giorni fa il Signore mi stava mostrando il tumore, tante cose in dettaglio che io non condivido. And I asked my son there. E io ho chiesto mio figlio qui. Can you call Europe? Puoi chiamare Europa? Which are these cancers I'm seeing being removed? Perché? Per questi quali sono questi tumori che vedo che vengono torti, stanno scompaiendo? And he called the Netherlands. E poi ha chiamato. Amsterdam, he called. Asking, which are these cancers the Lord is removing? E ha detto quali sono questi tumori che il Signore sta togliendo. Since I came yesterday, da ieri che sono arrivato, I have understood everything better now. Ora ho compreso meglio. But the Lord is saying. Che il Signore sta dicendo, if he is coming to visit your country, che se lui sta venendo per visitare il vostro paese. Then when he comes, allora quando egli verrà, he must bring down the idols of Italy. Egli deve buttare giù gli idoli in Italia. Why? Perché? Why? Listen to me. Perché? Why? Perché? Because in the book of 1 Samuel, in the book of 1 Samuel, perché nel libro di Primo Samuele, chapter 5, we are not reading. Capitolo 5 non stiamo leggendo. When the Philistines captured the ark of God. Quando i filistei hanno catturato l'arca del patto di Dio. Everybody focus on me, we are not reading that. Ora tutti focalizzate su di me, non leggiamo quella scrittura. I will explain because of time. Ve lo spiegherò per via del tempo. Because after this I want to go to the second most important purpose of coming. Perché dopo questo voglio andare al secondo motivo più importante perché questa nuvola è sceso. To prepare the church for the kingdom of God. Per preparare la chiesa per il regno di Dio. That is the reason he comes. Questo è il io non so which idol is in the church. Quale idolo c'è nella chiesa? I know there is a lot of philosophy in the church here. Io so che ci sono tante filosofie nella chiesa qui. I know there is a lot of theology and modernism in this church. Io so che c'è tanta teologia e tanto modernismo nella chiesa. I know there is a lot of liberalism in this church. Io so che c'è tanto liberalismo in quella chiesa. I know there is a lot of homosexuality in this church. Io so che c'è tanto omosessualità in quella chiesa. I know there is a lot of lesbianism in this church. Io so che ci sono tante lesbianismo, lesbiche in quella chiesa. I know there is a lot of lies in this lies. Io so che ci sono tante menzogne in quella chiesa. False prophets. Falsi profeti. False prophecy. Falsi profezie. False apostles. Falsi apostoli. False evangelism. False gospel. False doctrina. Falsi dottrine, falsi evangelisti. But listen to me, somebody. Ma ascoltate ora. The Lord Jehovah, il Signore Jehovah, is now visiting the nations. Sta visitando le nazioni. And he has sent me here to prepare you people. E mi ha mandato qui per preparare voi, questo popolo. For his visitation, he is coming. Per la sua visitazione, perché egli sta arrivando. And he has sent me also to tell you. E lui mi ha mandato anche per dirvi. And warn you. E anche di avvisarvi. That when he comes. Che quando egli verrà. There is no debate. Non c'è alcun dibattito. Thank you. There is no debate. Non c'è alcun dibattito. He is coming to bring down the idols that are sitting.
in the hearts of the Italians. Lui sta venendo per buttare giù tutti gli idoli che sono seduti sul cuore di tutti gli italiani. And when he does that, e quando egli farà questo, egli taglierà la loro testa e le loro biacce, lo metterà giù. That's why I have come. Questo è il motivo why? Nel quale sono because venuto. The Messiah is coming. Perché il Messia sta arrivando. The dressing of women in the church. Il modo di vestire per le donne nella chiesa. The pastors cannot rebuke immorality. I pastori non riescono a sgridare immoralità. The Lord is saying. Il Signore sta dicendo that now everybody must prepare the way. Che ora tutti devono preparare la strada. Because the king is coming. Perché il re sta arrivando. Hallelujah. Hallelujah. So the Lord is going to bring down the idols in this church. Che il Signore butterà giù gli idoli che si sono in quella chiesa. And in this country. E anche in questo paese. Even Catholicism. Addirittura il cattolicesimo. Did you hear me properly? Mi avete sentito bene? The Lord is going to bring down Catholicism. Il Signore butterà giù anche il cattolicesimo. Why? Perché? Because he has sent me now. Perché to tell you he is coming. Ora mi ha mandato per parlarvi riguardo a questa nuvola. Oh yes. Sì. Because. Perché? You are known for the big idol worship. Voi siete conosciuti per l'adorazione della idoli. Grand idolo. Grandi idoli. We must go back and worship Jesus. Dobbiamo ritornare ad adorare Gesù. Hallelujah. Hallelujah. Now, ora, when Isaiah saw the cloud coming, quando Isaia vide la nuvola arrivare, Isaiah 26. Isaia 26. When Isaiah saw the Lord coming, quando Isaia vide il Signore venire, Isaiah characterizes the visitation. Caracterizza. Isaia caratterizza quella visitazione. He characterizes the quality of visitation. Caratterizza questa qualità di questa visitazione. And also the purpose. E anche lo scopo. And that is the one I want to focus on today. E questo è ciò che voglio focalizzare oggi. To prepare the church. Per preparare la chiesa. For the kingdom of God. Per il regno di Dio. Isaiah. Isaia. When he saw the glory come. Quando vide la gloria scendere. Isaiah saw this latter visitation. Isaia vide questa ultima visitazione qui. When he saw the glory come. Quando vide la gloria. Isaiah characterized, classifies the visitation. Isaia ha classificato questa visitazione. In terms of the quality of the visitation. Basando sulla qualità di questa visitazione. And the obiettivo, the purpose. E l'obiettivo, lo scopo. I want to cover those two. Io voglio coprire quei due aspetti. And then we'll bring it down for tomorrow. E poi lo metterò, abbasseremo per domani. Hallelujah. Hallelujah. I have seen the Messiah come. Io ho visto la arrivo del Messia. It is a beautiful thing. È una cosa davvero bello. To come to Italy. Di venire in Italia. And tell you that we need to go back to righteousness. A dire a voi che dobbiamo ritornare alla giustizia. That you need to go back to holiness. Che dobbiamo ritornare alla santità. That the Holy Spirit will help you. Che lo Spirito Santo vi aiuterà. If you are willing. Se noi saremo disposti. Isaiah 26 verse 19 to 21. Isaia capitolo 26 dal 19 a 21. Step by step, right? Un passo alla volta. Isaiah 26. Isaia 26. Verse 19 to 21. Versetto 19 a 21. Hallelujah. Hallelujah. Okay, there we go. Isaiah 26, Isaia, 19 to 21. Isaia 26, 19 a 21. He says, dice così, but your dead will live, rivivano i tuoi morti, their bodies will rise, risorgeranno i miei cadaveri, you who dwell in the dust,
voi che abitate nella polvere, wake up and shout for joy. Svegliatevi ed esultate. Your dew is like the dew of the morning. Poiché la tua rugiada è rugiada di luce. The earth will give birth to her slain. E la terra ridarà la vita le ombre. Go, my people. Va, o mio popolo. Enter your rooms. Entra nelle tue camere. Shut the doors behind you. Chiude le tue porte dietro. And hide yourselves for a little while. A te e nasconditi per un istante. Until his wrath has passed by. Finché sia passata l'indignazione. See, the Lord is coming out of his dwelling. Poiché ecco il Signore esce dal suo luogo. To punish the peoples of the earth for their sins. Per punire l'iniquità degli abitanti della terra. The earth will disclose the blood shed upon her. La terra metterà allo scoperto il sangue che ha bevuto. She will conceal her slain no longer. Ha più coperti gli uccisi. When Isaiah saw this visitation, quando Isaia vide questa visitazione, Isaiah calls it the morning dew, the morning dew. Isaia lo chiamò la rugiada mattutina, la rugiada del mattino. In other words, in poche parole, as fresh as the morning dew, fresh. Così fresco come la rugiada della luce della mattina. But you and I, ma io e voi, we know that the dew is short-lived, short. Che short. La rugiada non dura a lungo, viene per pochissimo tempo. The dew is short-lived. Che la rugiada non dura troppo a lungo. Comes to prepare for the morning. Viene a preparare per la mattina. And then disappear. E poi scompare. Most importantly, più importante, Isaiah sees two important characteristics. Isaiah vide due caratteristiche importanti. When this glory comes down, this one here. Quando scende giù questa nuvola qui, questa gloria. Isaiah sees. Isaiah vide. My people, a special group. Un gruppo speciale, il mio popolo. My people. Il mio popolo. We saw it in Daniel. L'abbiamo visto nel libro di Daniele. Daniel saw the elect, the special people called my people. Daniele vide gli eletti, il popolo speciale chiamato il mio popolo. Now Isaiah sees the same my people. E ugualmente Isaia vide lo stesso il mio popolo. January 15th. Gennaio 15, 2017, I saw my people enter. Io vide un popolo entrare. Hallelujah, can I repeat this? Hallelujah, posso ripetere di nuovo? Let me repeat this. Voglio ripetermi di nuovo. Daniele, he saw those who are wise. Vide coloro che sono saggi. And he saw those who are the teachers of righteousness. E ha guardato coloro che sono insegnanti della giustizia. He saw them enter. Vide loro entrare. Daniel sees a distress, angustia. Daniele vide l'angoscia. Like never before. Come non fu mai stato. And he sees. E vide. That there is an elect, a special people. Che c'è un gruppo speciale, gli eletti. Daniel calls them your people. Daniele chiama questo il mio popolo, il tuo popolo. Isaiah. Isaia. When Isaiah sees this visitation coming. Quando Isaia vide questa visitazione. This revival. Questo risveglio. Isaiah calls it the fresh morning dew. Isaia lo chiamò la rugiada fresca della mattina. Meaning fresh. Questo vuol dire fresco. Look at this now. Guardate ora. After that, dopo questo, Isaiah sees a special people called my people. Isaia vide un gruppo speciale che si chiama il mio popolo. They enter. Entrare. And the door is shut. Entrano e la porta viene chiusa. Enter their rooms.
entrarono nelle loro camere. Su quattro, si camera, si quattro. I loro camere, le loro stanze. John chapter 14. Giovanni capitolo 14. Verses 1 to verse 3. Versetto 1 a 3. Jesus says. Gesù dice. He is going to the Father's house. Lui va nella casa del Padre. To prepare some rooms for you. Per preparare alcune camere per noi. Meaning, questo vuol dire every single Christian in Italy. Ogni cristiano credente singolo in Italia. Jesus, Gesù, who knows each and every Christian, che conosce ognuno di noi che siamo cristiani, including those who are going to be born again tomorrow, inclusi coloro che saranno nati di nuovo domani. He has made reservation. Lui ha riservato delle camere. Listen to me. Ascoltate. Focus on me. Focalizzate su di me. Meaning, questo vuol dire the kingdom of God that has no confusion. Il regno di Dio non c'è alcuna confusione. Every single believer, ogni credente singolare, that believes in Jesus, che crede in Gesù, and is holy, e è santo, Jesus said, Gesù dice, I go to the Father's house, io vado nella casa del Padre, to prepare a room for you, per preparare room, una stanza, una camera per te. Then he says, e poi dice, in my Father's house are many rooms. In nella casa di mio padre ci sono tante camere, tante stanze. Meaning right now as we speak, vuol dire che ora mentre stiamo parlando, there are some rooms marked, ci sono alcune camere assegnati, with your name, con il vostro nome. And the rooms are asking you. E le camere stanno chiedendo a voi. The rooms are shouting to you. Le camere stanno gridando a voi. They are saying, Italy, Italy. Stanno dicendo Italia, Italia. I see you are busy with theologia and philosophia. Io vedo che siete impegnati con la teologia, con la filosofia. I see you are busy in immorality. Io vedo che siete così impegnati nella immoralità. The rooms are shouting and asking you. Quelle camere stanno gridando, stanno chiedendo a voi. Italy, Italia. Look your room. Guardate le vostre camere. Are you coming? State arrivando. Are you coming? State arrivando. Are you coming? Siete arrivando. Oh yes. Sì. Because Jesus promised. Perché Gesù ci ha promesso. That he's going to prepare some rooms for you. Che va a preparare alcune camere per noi. But when heaven looks at the church in Italy, ma quando il cielo guarda la chiesa in Italia, you are too busy with modernism. Siete così impegnati nel modernismo. And so the Lord is asking. Quindi il Signore sta chiedendo. Are you coming? State arrivando, state venendo oppure no? Are you coming? State arrivando o no? Listen to this now. Ascoltate ora. Isaiah sees. Isaia vide. The people I saw. Il popolo che ho visto anch'io. If you go to Matthew 8:11. Se andiamo in Matteo capitolo 8 versetto 11. The same people Jesus saw. Lo stesso popolo che Gesù vide. Matthew chapter 8:10-11. Matteo capitolo 8 10 e 11. When he met the centurion. Quando vide il centurione. Matthew 8:11. Matteo capitolo 8 versetto 11. From verse 10. Leggiamo dal versetto 10. When Jesus heard this, Gesù udito questo, he was astonished, ne restò meravigliato. And he said to those following him, e disse a quelli che lo seguivano, I tell you the truth, io vi dico la verità, I have not found anyone in Israel, che in nessuno in Israele, with such great faith, ho trovato una fede così grande. I say to you, e io vi dico, that many will come from as far as the east is, che molti verranno da oriente, and as far as the west is, e da occidente, and will take up their place at the feast of Abraham, Isaac and Jacob and his God. E si metteranno a tavola con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli. Can you focus on me now? Potete seguirmi ora? Meaning, questo vuol dire, the Lord is saying, il Signore sta dicendo, that the church that bears faith, che la chiesa che porta con sé, su di sé, la fede, will receive the rewards of the grace,
riceverà quella parola della grazia equivalent to the rewards that the patriarchs of Israel will receive. Che è uguale al premio che i patriarchi dell'Israele riceveranno. You know that in the old law, the Old Testament, conoscete che nell'antico legge, antico testamento, the Hebrew people were not allowed to sit with the Gentiles and eat. Il popolo ebreo non erano permessi a sedere a tavola insieme ai gentili a mangiare. But he's saying now, ma sta dicendo ora, that the new law of grace, che la nuova legge di grazia, is strictly based on the standard of faith. È proprio basato sul modello della fede. Faith. La fede. That those that have faith, che coloro che hanno fede. So in this vision, quindi in questa visione, of January 15th, di 15 gennaio 2017, 2017, those people I saw entering, quelle persone che io vide entrare, they came from as far as east is, sono venuto da così lontano da oriente, as far as west is, ad occidente, meaning, questo vuol dire all races, ogni nazione, races, tutte le razze, color, all color, tutti colore, all nations, tutte le nazioni, all people, tutte le persone, can now enter the kingdom of Jehovah, possono entrare nel regno di Geova, based on this Jesus here, in base a questo Gesù. So così, let Italy enter. Che Italia possa entrare. Let Italy put aside Catholicism and enter. Che Italia metta da parte il cattolicesimo e entrare. Stop worshiping Mary. Mary. Smettiamo di adorare la Madonna. That we may go back and worship Jesus. Così possiamo andare e ritornare ad adorare Gesù. He sees. He sees. He sees. He sees. Dice. He sees. Dice, he sees a special people. Vide un popolo speciale. Because they're my people. Perché il mio popolo. I saw the same people. Vido lo stesso popolo. They were entering heaven. Stavano entrando nel cielo. And if you go to 2 Corinthians. E se andiamo nel libro di 2 Corinzi. Verse chapter 6, verses 14 to 18. Capitolo 6 del versetto 14 a 18. Then you get to see those people he calls my people. E allora si va a vedere quel popolo che lui chiama il mio popolo. 2 Corinthians chapter 6, we are not reading. Secondo Corinzi capitolo 6 non stiamo leggendo. Verses 14 to 18. Dal versetto 14 a 18. He says, dice, that believers and non-believers cannot yoke together. Che i credenti e i non credenti non possono essere sotto lo stesso giogo. He says, dice, light and darkness cannot mix together. Luce e tenebre non possono miscolare assieme. In other words, in altre parole, he says, sta dicendo, that the light of Christ you receive, che quella luce di Cristo che avete ricevuto, if you add darkness to it, se voi aggiungete tenebre a quella luce, is always equal to darkness, è sempre uguale alle tenebre, obscuridad, oscurità. The light, quella luce, that you receive, che abbiamo ricevuto as a church, come la chiesa, if you add darkness to it, se aggiungiamo tenebre a quella luce, is equal to darkness, è uguale a tenebre. So he's saying, quindi sta dicendo, that this special people, che questo popolo speciale, that Isaiah saw when this visitation came, che Isaia vide quando è venuto questa visitazione, who are called my people, quel persone che si chiamano il mio popolo, this is the church, questo è quella chiesa, that has not mixed light with darkness, che non ha miscolato la luce con le tenebre. So now, quindi ora, I want to ask this country, io voglio chiedere a questo paese, with all the senior pastors sitting here, con tutti i pastori maggiori importanti qui, then why have you mixed darkness into your salvation? Perché avete miscolato le tenebre nelle vostre salvezze? He said, sta dicendo,
The church Isaiah saw. Quella chiesa che Isaia vide. When this visitation takes place. Quando è successo questa visitazione. Is a separated church. È una chiesa separata. Separated. È una chiesa separata. In fact. Veramente. If you look at the Hebrew definition of holiness. Se, holiness. Se guardiamo le definizioni in ebreo della parola santità. It says set apart. Set apart. Significa messo da parte, separata. Separata. So, quindi, the Lord has come. Il Signore, he has sent me here. Il Signore mi ha mandato qui to instruct the Christians of Italy. Per istruire I cristiani in Italia. That this is the time. Che questo è il tempo. To observe a separated life. Per osservare una vita separata. That's why. È per questo che. It has become. A face-to-face straight talk with you. È diventato un'istruzione faccia a faccia con voi. I don't want to preach to you. Io non voglio predicare a voi. I want to speak with you. Io voglio parlare con voi. Jesus, the Son of the Living God, died on the cross. Gesù, il figlio di Dio vivente, morì sulla croce. How? Ah. How can you mix that grace, that salvation? Come, with the darkness of Italy. Come puoi mescolare quella grazia, quella salvezza con le tenebre in Italia? You have to separate now. Ora ti devi separare. Because perché? The next thing Isaiah sees. La prossima cosa che Isaia vide. When this visitation takes place. Quando accade questa visitazione. Isaiah sees. Isaia vide. Enter my people. Entrate mio popolo. And shut the door. E chiudete la porta. Shut the door. Chiudete la porta. I have come to tell the people of Italy. Io sono venuto a dire al popolo in Italia. That when you see this visitation. Che quando vedete questa visitazione. Come down. Scendere. Then the door is about to shut. E allora quella porta sta per essere chiuso. I know this country is a very educated country. Io so che questa nazione è un paese così educata. So you understand what I'm saying. Quindi comprendete quello che sto dicendo. The Lord is saying. Il Signore sta dicendo. Separate from the secular movies. Separatevi da quei film di sesso. Separate from the secular movies, please. Separatevi delle cose circolare. Secolare. Separate from the dirty TV of Italy. Separatevi dalla TV sporca. Television. Dalla TV, dalla televisione dell'Italia sporca. Sucia. Sporca. Separate. Separatevi. From the immorality of this country. Dall'immoralità di questo paese. I have seen the coming of the Messiah. Io ho visto il ritorno del Messia. And I've seen the door shut. E ho visto la porta viene chiusa. And the people entering. E le persone che stavano entrando. Were holy. Erano un popolo santo. And they were not very many. E non erano tanti. That's why I said I want a straight talk with you. È per questo che ho detto voglio una parlare faccia a faccia con voi. Let the Holy Spirit visit this country. Che lo Spirito Santo possa visitare questo paese. And help the church. E aiutare la sua chiesa. Because Isaiah says. Perché Isaia dice. When the glory comes. Quando viene la gloria. Then the door shuts. E allora la porta sarà chiusa. But we know what happened. In Egypt also. Ma sappiamo ciò che è accaduto anche in Egitto. When they were waiting for the midnight hour, midnight hour. Quando stavano aspettando l'ora di mezzanotte. He said, dice, the blood, the blood. Il sangue. That you paint the blood on the door frame. And the doorposts. Che tu devi applicare il sangue sull'architrave e sui stipiti della porta. The blood of the lamb without defect. Il sangue di quell'agnello senza alcun difetto.
That means now you can prepare the nation of Italy. Questo vuol dire ora vuole preparare la nazione dell'Italia. Because for us as a church, perché per noi come chiesa, in John 1:29, in Giovanni capitolo 1:29, he says, dice, Jesus is the perfect Lamb of God. Gesù è l'agnello perfetto di Dio. Who shed his blood for you? Che ha versato il suo sangue per voi. So please, quindi per favore, make sure you cover yourself. Facciamo sì che possiamo coprire noi stessi with the perfect blood of Jesus. Con il sangue perfetto di Gesù. Because midnight is near. Perché l'ora di mezzanotte è vicina. And he says, e dice, if the church is covered by the blood of Jesus, se la chiesa è coperta con il sangue di Gesù, because the blood of Jesus, perché il sangue di Gesù, is the ultimate sacrifice, è il sacrificio ultimato più importante, the most powerful sacrifice, il sacrificio più potente. If you are covered by the blood of Jesus, se tu sei coperto con il sangue di Gesù, it will transform your life, trasformerà la tua vita, it will change your life, cambierà la tua it vita, will turn you around, cambierà la tua vita. So you need to ask yourself, quindi dovete chiedere a voi stessi, am I really covered by the blood of Jesus? Sono veramente coperto con il sangue di Gesù? The ultimate sacrifice. Quel sacrificio più importante. Ultimo, ultimo. Ultimo, yes, quello please, più grande. Please, just translate me, don't fool around. The ultimate sacrifice. Quel sacrificio ultimo, quello più importante, più grande. With the highest power, con la potenza elevata. If the blood of Jesus cover you, il sangue di Gesù ti ha coperto, even your identity changes. Allora la tua identità cambia. But why is the church in Italy, perché la chiesa in Italia, bearing the identity of the world, sta portando l'identità del mondo? Why? Perché? Be careful. State attenti. Because Isaiah says, perché Isaia dice, when the glory comes, quando scende la gloria, every blood that was shed, ogni sangue che fu sparso, becomes exposed, verrà alla scoperta. Many, questo vuol dire, comes to expose sin, vieni a portare alla luce il peccato. By exposing sin, mettere alla scoperta il peccato, ignite repentance revival. Allora accende il risveglio del ravvedimento. Alleluia. Alleluia. So the glory of the Lord has come to prepare the church. Quindi la gloria del Signore è venuta per preparare la chiesa. And there is a special people. E c'è un popolo speciale. Called my people. Chiamato il mio popolo. And that is you people here. E questo siete voi che siete seduti qui. Separated church. Una chiesa separata. So you have to separate from today. Quindi da oggi in poi dobbiamo separarci. You cannot live with a man when you are not married. Tu non puoi vivere insieme a un uomo se non siete ancora sposati. You cannot lie. Tu non puoi mentire. Let us separate as a church. Dobbiamo separarci come chiesa. Alleluia. Alleluia. The glory. La gloria. Also brings open heaven to the church. La gloria porta anche il cielo aperto per la chiesa. Open heaven. Il cielo aperto. The Bible promised. La Bibbia ha promesso. That a dispensation would come. Che arriverà una dispensazione. When the glory of God would come, open heaven. Quando open heaven. La gloria di Dio scenderà con il cielo aperto. Il cielo aperto. That dispensation, quella, is here. Quella dispensazione è qui. Alleluia. Alleluia. Prepare. Preparatevi. The Messiah is coming. Il Messia sta tornando. Everybody rise up on your feet. Tutti noi alziamoci in piedi. We'll continue tomorrow. Continueremo domani. But the Lord has said, ma il Signore ha detto, separation, separazione, separation, la separazione, separation three times, separazione tre volte. Make sure you separate out. Dobbiamo essere sicuro che ci separiamo. Because he says, perché sta dicendo, I saw, io vide, January 15th,
gennaio 15, the special people, un popolo speciale, they entered, che stavano entrando, sono riusciti a entrare. Please prepare, per favore preparatevi. November 1, primo novembre 2006, he opened heaven, il Signore aprì il cielo, and the glory came out, e la gloria è sceso. As I finish, mentre concludo, and the glory came out, e la gloria è sceso. And then he showed me the two golden glorious wedding rings, e lui mi ha mostrato quei due anelli glorioso d'oro. And that message is everywhere on the web, e quel messaggio si trova dappertutto sull'internet. And what I want to finish with, e ciò che io voglio concludere con, is that when I saw that garment, che quando vide quella veste, gennaio 15, this year, questo anno 2017, it was one garment, era unica veste. Focus on me now. Focalizzate su di me. And then, e poi, when I looked into the Bible, quando ho guardato nella Bibbia, I found another garment, another one. Ho visto un'altra veste, un'altra veste. I looked through the whole Bible. Io ho cercato in tutta la Bibbia. And I found only two types of garments. E ho visto soltanto due tipologie di vesti. The first garment, la prima veste, is finest linen, è lino finissimo, bright and clean, risplendente e puro. The second garment, la seconda veste, is fine linen, è lino fino, purple, porpora. Hallelujah. Hallelujah. Only two. Soltanto due. One garment, una veste, belongs to the diablo, appartiene al diavolo, the devil, il diavolo. And the other garment, e l'altra veste, belongs to the Lord, appartiene al Signore. Now, listen, ascoltate. I did not find a third garment. Io non ho trovato la terza veste. I did not find. Io non ho trovato. A garment that is a mix between the two. Una veste che è mescolato da tutti e due. And then, e poi, when I looked at the Bible, quando ho guardato nella Bibbia, I saw, vide, that when Jesus came, che quando Gesù è venuto, when Jesus came, quando Gesù è venuto, he had enough power, aveva potenza sufficienza, to remove us, per toglierci, from death to eternal life, dalla morte alla vita eterna. He had enough power, lui aveva potenza sufficienza, to remove us, per toglierci, from darkness to light, dalle tenebre alla luce. He had enough power, aveva potenza sufficienza, to remove us from being the children of the world to the children of God, per spostarci da essere figli del mondo ai figli di Dio. I did not find. Io non ho trovato. The Bible saying, la Bibbia che dice, that Jesus, ma Gesù, had so little energy, aveva poca energia, and removed us from darkness, e ci ha spostati torti dalle tenebre,
and brought us into the middle. E ci ha portato in mezzo. Let me repeat this. Voglio ripetere questo. Why is the church in Italy in the middle? Perché la chiesa in Italia si trova in mezzo? Between darkness, in mezzo tra le tenebre, and light, e la luce. Why? Perché? That's why I have come. È per questo motivo che io sono venuto. That you may cross over. Così possiamo venire in questa parte, andare oltre quella barriera. And decide. E di decidere. There are only two garments. Ci sono soltanto due vesti. Fine linen, lino fino, bright and clean, risplendente e puro. When Jesus was raptured, quando Gesù fu rapito, the two that appeared, i due che sono apparsi, and said, "Men of Galilee," e ha detto, uomini di Galilea, "why do you look anxious like this?" Perché guardate con meraviglia questo? Don't you know? Non lo sapete? That the same Jesus will come back. Che lo stesso Gesù ritornerà. Those two that came from heaven, quei due che sono venuti dal cielo, they were wearing, stavano indossando, fine linen, veste fino lino, bright and clean, risplendente e puro. When Jesus comes back to Jerusalem, quando Gesù ritornerà a Gerusalemme, if you read Revelation 19 verse 14, se leggiamo Apocalisse capitolo 19 versetto 14, poi they come from heaven, vengono dal cielo, wearing, indossando, fine linen, lino fino, bright and clean, risplendente e puro. That is the dressing of heaven, precious. Questo è il modo di vestire nel cielo. Let us wear righteousness. Dobbiamo indossare la giustizia. Teach your children righteousness. Insegniamo ai nostri figli la giustizia. Teach your church righteousness. Insegniamo le nostre chiese giustizia. Teach your nation righteousness. Insegniamo la nostra nazione la giustizia. Then they will enter. E loro entreranno. Because I saw them. Perché ho visto loro. Fine linen, lino fino, white and clean, risplendente e puro. And they entered. E loro sono entrati. Hallelujah. Hallelujah. I see many people have come. Vedo che tante persone sono venuti. Maybe you are not born again. Forse non sei ancora nato di nuovo. Maybe you are born again, but you were in the middle. Forse eri nato di nuovo, ma ti trovi in mezzo alla luce delle tenebre. If you want to receive the Lord, lift up your hands. Se tu vuoi ricevere il Signore, vuoi alzare le tue mani. And please lift up very high. E per favore alzate le vostre mani in alto. Because Jesus died on the hill. Perché Gesù morì sulle colline. I see a lot of people have lifted up their hands. Vedo tante persone che hanno alzato le loro mani. And the pastors are here. E i pastori sono qui. They will baptize you. Vi battezzeranno. And teach you righteousness. E vi insegneranno la giustizia. Which language should we repeat in? We repeat in Italian, right? Ripeteremo in italiano. Ripeterete dopo di me in italiano. Two languages? Due lingue, va bene? Is it two or one? Facciamo una lingua oppure due? Let's do two languages. Facciamo due lingue. Say, blessed Jesus. Dite dopo di me, benedetto Gesù. As my Lord and Savior. Come mio Signore e Salvatore. Help me, Lord. Aiutami, Signore. To be righteous. Di essere giusto.
and holy. E santo. Fill me, Lord. Riempimi, Signore. With the Holy Spirit. Con il tuo Santo Spirito. And prepare me. E preparami. For the kingdom of God. Per il regno di Dio. In the mighty name of Jesus. Nel nome potente di Gesù. I am born again. Io sono nato di nuovo. Hallelujah. Hallelujah. I love you so much. Vi amo così tanto. With the love of Christ. Con l'amore di Cristo. The pastors are here. I pastori sono qui. If you want to be baptized, se tu vuoi essere battezzato, the pastors are here, they are here. I pastori sono qui, i pastori sono qui. Make sure you are baptized. Devi essere sicuro che siete battezzati. So tomorrow I'm going to handle something very critical. Quindi domani andrò a parlare su una cosa davvero critica. On this visitation here, riguardo questa visitazione. On this visitation here, riguardo questa visitazione qui. I'm going to handle the pillars of salvation. Andrò a parlare sui pilastri della salvezza. Hallelujah. Hallelujah. May the Lord bless you. Che il Signore vi benedica. Can you sing with me a little bit? Possiamo cantare insieme? Santo, 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 santo. Name of Jesus. Padre, nel nome di Gesù, help this church. Aiuta questa chiesa. That they may behold your visitation. Così possono afferrare la tua visitazione. Reject sin. Contro il peccato. And bring revival to Europe. E portare risveglio in Europa. Bless this church, my Father. Benedice questa chiesa, Padre mio. If there are sick people here, my Father. Se ci sono delle persone ammalate qui, Padre mio. Help them and heal them. Aiutali e guariscili, Signore. In the mighty name of Jesus. Nel nome potente di Gesù. Lord, clean up the pollution here. Signore, togli l'inquinamento che c'è qui. According to your word. Secondo la tua parola. And bless these people. E benedice questo popolo. With a wonderful revival, con un risveglio meraviglioso. Bring their daughters back home. Che si possono tornare. Bring their sons back home. Riporta i loro figli a casa. And fill their churches with holiness. E riempi la loro chiesa con la santità. And righteousness. E la giustizia. In the mighty name of Jesus. Nel nome potente di Gesù. Amen. Amen. The Lord bless you. Il Signore benedica. When I was coming here.
Quando io stavo arrivando qui, I saw a lot of healing here. Io ho visto tante guarigioni qui. I saw a lot of healing here. Io ho visto tante guarigioni qui. When I was coming here. Mentre io stavo arrivando qui. May the Lord bless you and heal you. Che il Signore vi benedica, che egli possa guarirvi. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Jesus is coming. Jesus sta tornando. I have seen Jesus come for the Io ho visto Gesù venire. The Lord loves Italy. Il Signore ama l'Italia. He wants a holy church. Vuole una chiesa santa. Let us prepare. Prepariamoci.